Ma bella a tutti ragazzi, qui è GabrielDark98 e come possiamo vedere siamo con uno squad builder. Ragazzi, questa squadra si aggira intorno ai 50-60 mila crediti se non vi prendete quel one to watch che lo vedremo subito chi è. Quindi bando alle ciance e vediamo la squadra. In porta ho scelto Jack Butrand. Jack Butrand, ragazzi, è inutile dirvi, è il bug per eccellenza in porta, è uno dei portieri veramente più forti del gioco. È uno dei portieri anche più economici del gioco perché ha delle statistiche, ragazzi, che in game sono totalmente più forti, ma minimo. In difesa invece troviamo Bailey. Eric Bailey lo conosciamo un po' tutti, è un difensore molto buggato con 81 di velocità, 82 difesa, 83 fisico. Costa 4.000 crediti. Ragazzi, veramente, veramente forte. Invece come compagni di difesa di Bailey troviamo Smalling Footies. Per chi non ha fatto Smalling Footies va bene, Smalling normale è pur sempre forte, ma Smalling Footies, ragazzi, e Winning Footies è veramente un mostro. È veramente un mostro. È troppo forte, cioè, secondo me è uno dei difensori più forti del gioco. E non sto scherzando. Invece come terzino destro troviamo Brozinski. Brozinski, ragazzi, mi devo ricredere perché 86 di velocità ne dimostra di più, 70 di difesa ne dimostra minimo 80 e 70 di fisico che sì, può essere quello, ma secondo me è qualcosa in più. Veramente un giocatore buono, non posso dirvi altro, è un buon giocatore per averlo pagato solo 1000 crediti. E come terzino sinistro troviamo Luke Shaw Footies. Ragazzi, quando uscirà Luke Shaw Footies Winner, perché ragazzi fidatevi di me, uscirà Luke Shaw Footies Winner, io farò subito lui, perché è un giocatore che a me personalmente mi piace tanto. L'ho sempre usato per fare le ibride con Smalling, grazie alla tripla intesa. È veramente un ottimo giocatore. Un terzino che è alto 1,85, 82 di velocità, 79 di difesa, 79 fisico, che poi è molto di più. Veramente un buon terzino. Come primo centrocampista troviamo N'Golo Kanté, ragazzi. Non ci sono bisogno di presentazioni, lo conosciamo tutti. È il centrocampista più rompicoglioni su questo FIFA. Recupera tantissimi tantissimi palloni e costa solo 8.300 crediti. Io ragazzi vi dico una cosa, vi consiglio la versione 81 perché dalla versione 83 io noto che, cioè, li ho provati entrambi, ma secondo me l'81 è il più forte. Non mi chiedete il motivo, ma secondo me è così. Poi l'altro centrocampista troviamo Renato Sanchez, One to Watch, pagato 16.000 crediti. Ragazzi, vi ripeto, voi tranquillamente potete prendere Renato Sanchez, quello normale, non cambia assolutamente nulla, ma a me piace personalmente la carta. È il Gullit, ragazzi, dell'Xbox Renato Sanchez, cioè è alto 1,86, che in game sembra molto più alto, sembra minimo 1,84. Sarà per i capelli, non so che dirvi ragazzi, ma è veramente forte. Grande rompicoglioni. E come altro centrocampista, ragazzi, Öztürk. Non prendete in considerazione questo bronzo perché noi in game andremo a cambiare questo modulo e vi farò vedere subito come diventerà. Invece come alla destra troviamo Naby Keita. Ragazzi, questo è veramente un giocatore completo, perché sa fare tutto. Non guardate che è alla destra perché lui passerà a centrocampo grazie al cambio del modulo. Pagato la bellezza di 18.000 crediti lo troverete anche a meno. Poi come attaccante troviamo timoncino nazionale Timo Werner, pagato 32.500 crediti. Un ottimo attaccante, non posso dirvi il contrario. L'unico difetto di Timo Werner è il fisico, purtroppo. È il fisico perché appena gli danno una spallata rischia di cadere giù, di volare praticamente, però per il resto un ottimo attaccante, molto veloce, ve lo consiglio.
E invece come alla sinistra troviamo Anthony Martial. Anthony Martial lo conosciamo tutti, è anche questo uno dei buggati su questo FIFA. È alto 1,84, 91 di velocità, 79 di tiro e 76 di fisico con 87 di dribbling. Lo rende veramente, veramente un ottimo finalizzatore e un ottimo attaccante. Dunque ora vi farò vedere come cambierà questo modulo. Passerà a un 4-1-2-1-2, esattamente così. Timo Werner passerà qua. Martial, attaccante sulla sinistra. Sanchez qua. E guardate un po', ragazzi, chi andrà. COC, Francesco Totti. Francesco Totti, per chi non ha visto la review, la vado a vedere sul mio canale. È un giocatore completissimo. È forse il giocatore più forte che abbia mai provato su un gioco. È veramente forte, ragazzi. Sarà perché io sono romanista e non posso dirvi il contrario. Ma fidatevi di me, ragazzi. Francesco Totti è veramente, veramente forte. Dunque, ripeto, questa squadra costa all'incirca sui 60-65, anche meno. 65.000 crediti, chiaramente. Ve la consiglio altamente perché è una delle squadre più competitive che ci sia. Ah, ragazzi, non vi ho detto. Dovete cambiare le tattiche dei giocatori. Scusate. Quindi dovete mettere presso i difensori e inserisci alle spalle, così come anche per Timoncino Werner. Invece per Kanté dovete metterli. Intercetta linee di passaggio e resta dietro in attacco. Per i terzini resta dietro in attacco. E anche per lui resta dietro in attacco. Quindi queste sono le indicazioni che dovete dare appena toccate palla e mettete start e cambiate la formazione. Io vi consiglio altamente questa squadra. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e noi, appena arriviamo a 20 like, farò un altro Squad Builder. Bella!